Ben ritrovati amici di Professione Dilettanti, qui nella Fuori Onda con i miei ospiti abbiamo già iniziato a parlare di quella che è stata l'ultima domenica dei dilettanti, si è già acceso il dibattito con gli ospiti che vi vado subito a presentare. Un gradito ritorno è quello di Leonardo Colombani, centrocampista del Castelbaldo Masi, se non erro, primo in classifica nella prima categoria del Veneto. Buongiorno. Ciao Leonardo, come tutti. Stai? Buongiorno, tutto bene, grazie. Come vanno anche i tuoi affari con Alessio, anche fuori dal campo? Sta andando molto bene, lo saluto chi ci sta guardando. Sta andando tutto bene, dai, tutto per il verso giusto. Quindi... Alessio Fratti, il bomber appunto, esatto, del Castelbaldo Masi. Un bomber non è un bomber adesso, ma è un grande allenatore, un top player dal punto di vista di chi sta in panchina. Manca dai campi da un po', però come opinionista è sempre graditissimo la nostra trasmissione, Maurizio. Per gli amici il Migno, Bergamini, e sei il nostro amico Maurizio. Buongiorno, come stai? A tutti, benissimo, buongiorno a tutti. Ben ritrovato, è un po' che ci mancava, parleremo con te anche di seconda e terza, quelle categorie inferiori a livello provinciale di cui non si parla mai abbastanza, ma che presentano comunque un certo seguito. E poi non manca il nostro opinionista principe Luca Albieri, ex Pallino, inutile anche ricordarlo, anche tu non vuoi, vero, che i giocatori della SPAL menzionino il tuo nome nelle interviste. Tanta umiltà per mister Luca Albieri. Buongiorno a tutti. Tutto qui, so che sei primo in classifica e ti limiti a un buongiorno a tutti. Beh, siamo contenti, ieri abbiamo vinto una gara difficile, una gara importante, però guardiamo avanti, mancano 10 partite, ci sono 30 punti, quindi pensiamo alla prossima. È dura, è difficile, non ti regala niente nessuno, c'è da lottare, c'è da soffrire, quindi è tutto in gioco, quindi volumi bassi, tanta umiltà e tanto lavoro. Volume basso davanti a 1000 persone in Veneto, hai detto, sì. Non è come nel Ferrarese. Assolutamente no, ci sono piazze blasonate, c'è una prima categoria atipica, tutti squadroni molto importanti dove spendono soldi importanti, in realtà con giocatori forti, che sono dei giocatori che giocano in prima categoria, che fino all'anno scorso giocavano in eccellenza interregionale, proprio giusto appunto con il problema dei fuori quota vengono a giocare in questo campionato che è difficilissimo. Ma dimmi di queste 1000 persone, io ho visto le immagini su Facebook, basta guardare la pagina di Alessio Fratti su Facebook, su social network, per rendersi conto di cosa si sta parlando, Luca. Sto parlando di un fenomeno mediatico molto importante del calcio vero, campanilismo vero, perché è una realtà come Castelbaldo che incontra Monselice, che è già un paesone decisamente 10 volte più grande, in una cornice di pubblico che ha fatto assaporare ancora il calcio genuino fatto nei dilettanti, dove ha vinto la squadra che ha sofferto di più, che ha saputo soffrire di più. Quindi una pagina che ricorderò bene per diverso tempo, perché è stata decisamente bella, dove proprio ha vinto la squadra che ha lottato di più, e quindi anche un sapore genuino di queste realtà più basse che però possono veramente far divertire e far sognare il cuore anche di tante persone anche in basso. Quindi noi ferraresi di Monselice sappiamo soltanto che hanno il campo in sintetico, che viene affittato spesso dalle nostre squadre, e che ci sia il centro di riabilitazione. Monselice che però sulla al di là di quello anche una squadra fortissima, una squadra molto molto forte. Vederla giocare contro la mia ieri è stato bello, vedere anche l'avversario che è di grandissimo livello, quindi a maggior ragione la nostra vittoria vale doppio, perché secondo me hanno qualcosina in più di noi, proprio in taluni individui più abituati a giocare per vincere, però noi abbiamo avuto cuore, sacrificio e cuore. E qua abbiamo un grande protagonista della partita di ieri. Sì, Leonardo Colombani, ma dopo ne parleremo. Prima vorrei... Il Ferrarese è diverso. Cioè, voglio parlare del 1000 persone, quello mi fa... Molto diverso il Ferrarese... Ma c'è una motivazione, scusate se mi introduco. È diverso, mister, poi magari... Nel Veneto è una questione di cultura calcistica diversa, dove la squadra che primeggia e che è di riferimento è il Rovigo, che ha sempre avuto comunque il riferimento importante nella rugby, e quindi ogni paese ha un suo desiderio di competere, di primeggiare, ed è seguito dal pubblico in modo completamente diverso e in termini proprio di quantità e di voglia di vivere il tessuto sociale del paese. È già iniziato il dibattito, vi devo fermare un attimo prima
Vediamo i risultati della domenica partendo dall'Eccellenza col contributo della grafica. Prego dalla regia, vediamo i risultati di Eccellenza Girone B relativi soprattutto alle nostre, senza dimenticare il Rimini capolista che ha battuto 2-0 la Real San Lazzaro. Argentana Classe invece 0-1 sconfitta fuori casa per i Granata, 1-1 ha fatto invece in casa Sant'Agostino con il Massa Lombarda. Vediamo la classifica: Rimini appunto in testa con 64 punti, l'Argentana è 12esima con 34, Sant'Agostino è 14esimo con 29, appena 3 punti sopra la zona play-out. Subito sul Sant'Agostino, uno che l'ha allenato negli anni 80, era la fine degli anni 80 quando Maurizio Elmigno Bergamini allenava i Ramarri, ma da te voglio subito una polemica, un commento su questo Sant'Agostino che va avanti a piccoli passi. Ma io l'ho visto il Sant'Agostino quest'anno e mi ha fatto un'ottima impressione. È vero anche che il campionato di Eccellenza è un campionato impegnativo, un campionato molto difficile, dove tutte le squadre sono competitive, hanno giocatori importanti, chi più che meno, poi con dei giovani anche molto interessanti. Il Sant'Agostino, a mio parere, è una squadra che in questo momento è invischiata nella lotta al play-out, però io penso e spero vivamente che possa uscire da questa situazione, anche perché ha avuto degli infortuni importanti e secondo me ha un organico che gli può consentire di stare in categoria. E guarda, a proposito di questo, credo, grazie alla regia, ad Alessandro e a Nicola che ci hanno messo in collegamento telefonico col presidente dei Ramarri, Bruno Lenzi. Ciao Bruno, come stai? Ciao Corrado, buonasera a tutti, anche ai tuoi ospiti. Siamo in diretta, ma buonasera, va bene anche per la replica di martedì sera subito dopo le ore 23. Ricordo anche a tutti che siamo anche su YouTube a partire da martedì mattina, poi su Facebook, ecco, ho visto che state anche seguendo molto la pagina Facebook Professione Dilettanti, ma siamo anche su www.telestense.it, www.romagnasport.it, abbiamo invaso il web. Detto questo, fatta la marchetta, Bruno, ti registro, così lo uso anche per fare la mia intervista sul quotidiano, il mio quotidiano di riferimento. Bruno, 1-1 col Massa Lombarda, partiamo da lì, che partita è stata? Ma è stata una partita in cui realmente noi pensavamo qualcosa di più sul senso del risultato. Massa Lombarda è una squadra tosta, una squadra che è nelle prime, quindi una squadra difficile da rullare, però sinceramente hanno fatto gol sull'unica occasione in cui hanno creato un'occasione offensiva. Noi, oltre che sbagliare un rigore, abbiamo sbagliato anche un paio di palle gol, quindi però avendo fatto gol oltre il 90esimo dobbiamo considerarlo un punto guadagnato più che un punto perso, anche se realmente forse una vittoria avrebbe rispecchiato meglio l'andamento della partita, però bisogna accontentarsi, è un momentaccio. Quindi bisogna che siamo uniti e continuiamo a lavorare tutti insieme. Bruno, ti chiedo solo la cortesia di alzare un po' il volume della voce, sì, che ti certo. Sento. Ecco, perfetto, grazie. E chi ti manca? Faceva punto situazione, scusa il gioco di parole, mister Bergamini dice che forse il problema è delle assenze dell'infermeria. Mister. Ah niente, ci manca al di là di Protti, che purtroppo abbiamo utilizzato una partita solo, poi dopo ha avuto una lesione, un legamento, e non sappiamo fino a quando ci mancherà. Ci mancava anche Merigli, che la serata della Sampierana anche lui ha avuto una lesione, un legamento. Ieri si è fatto male anche un altro fuori quota, che è Ambrosini, il nostro difensore. Speriamo non sia niente di grave, però insomma siamo un po' in un momento in cui ci farcigliano molto gli infortuni, ma è tutto l'anno che va così, è un anno sfortunato, dobbiamo stringere i denti. In più, ripeto, Molossi è partito per uno stage in Spagna con l'università per cui studia, quindi praticamente l'abbiamo perso su tutto l'anno, non è proprio un anno. Una bella perdita. Rosio. Come? È una brutta perdita. Bella perdita, sì, per anche perché dire. Stava giocando ed era sempre tra i migliori. Un giovane fuori quota, anche lui, però devo far dire ci si sta virtù. Fortunatamente ti è rientrato Gilli, eh?
Ecco, sì, insomma, ci consoliamo con, le con quello che sono le note positive. Gini ha ripreso a far gol. Fatto e poi che probabilmente un mese fa una partita così. Per fortuna, che è rientrato. Sì, abbiamo solo lui, quindi anche lui purtroppo è un po' da solo a tenere il peso dell'attacco. Ma ci sono anni fortunati, anni meno, quindi bisogna fare con quello che si ha, insomma. Ma rimane l'unico acuto, rimane la vittoria contro la capolista. Cosa è successo? Dopo sembrava la svolta, non è stata così? No, probabilmente con Rimini è venuto in una giornata nebbiosa e probabilmente è venuto non con le motivazioni, oppure noi forse abbiamo durato tutto, perché poi quando ci sono delle partite così di cartello tutti danno il massimo. Speravamo che quello fosse un po' la svolta, ma purtroppo non è stato così. Quest'anno siamo invischiati lì, non ne riusciamo a venire fuori, vi ho detto. Purtroppo bisogna stringere i denti e tirare avanti. Guarda, forza Sant'Agostino, speriamo che riusciate a cambiare la situazione da qui alla fine del campionato. I play-out sono lì vicini, però non credo oggettivamente e sportivamente parlando che il Sant'Agostino debba per forza guardarsi così le spalle. Credo che abbia una marcia in più rispetto a quelle che stanno dietro, cioè, lo vedo difficile anche andare avanti un po' a singhiozzo, no, Presidente? Beh, insomma, sai, bisogna mettere nel conto tutto, perché poi pensare di essere intoccabili non è possibile. Ne retrocedono quattro, noi dobbiamo far di tutto per non essere fra quelle quattro lì, pur mettendo che può succedere, perché quest'anno è un anno, ripeto, un po' sfortunato, fra squalifiche e infortuni l'abbiamo veramente pagato. Ci fa vedere la classifica, appunto, 29 punti, 26 c'è gli Alcorticella, sono tre punti, poi bisogna guardare anche... Considera però che c'è anche la Savignanese, che è la Sampierana, che ha un recupero mercoledì. Ah sì, assolutamente. Comunque. Quindi possono venire due squadre, tre punti, diventa veramente impegnativo la faccenda. Sono d'accordo. Se non avete domande da studio per il Presidente, allora lo lascerei ai suoi. Assolutamente, un saluto Bruno. Grazie mister. E in bocca al lupo, dai, tieni botta, devi lottare avendo la mentalità per fare anche il punto. Questo è l'atteggiamento che dovete avere. Più crepi il lupo, viva il lupo e noi diciamo viva il lupo. Adesso. Grazie Bruno. Grazie a voi, buona continuazione. Alla prossima, grazie mille a Bruno Lenzi, presidente del Sant'Agostino. Insomma, abbiamo sentito, Maurizio, che le cose L'organico è un organico a pieno regime che non doveva avere problemi di questo tipo, però ci sono anni dove vengono a mancare, specialmente nei dilettanti, che gli organici, come si è sempre detto, non sono organici lunghi, sono organici dove se ti mancano uno o due giocatori fondamentali corri il rischio di trovarti in situazioni classifiche completamente diverse. Quindi è ovvio che adesso devono avere un atteggiamento mentale completamente diverso, presumo che ce l'abbiano, l'allenatore trasmetterà i messaggi che sono quelli di lottare per non retrocedere. Questo è l'atteggiamento che bisogna utilizzare. Chiusa la parentesi Sant'Agostino Argentana, Leonardo Colombani, che 4-5 anni fa ci ha giocato, reduce dalla sconfitta contro il Classe. Non so se stai seguendo ancora i Granata. Seguo poco, so che chi è l'allenatore, che è un mio amico, quindi che so che sta facendo bene con una squadra di ragazzi giovani, molto giovani, che non è semplice per la categoria, appunto, però gli auguro un grosso in bocca al lupo, si devono lavorare, far fatica, sacrificio, perché passa tutto da lì. Vengono da questa sconfitta contro il Classe, però in Romagna non è mai facile per nessuno, Leonardo, fuori casa, tu che ricordi hai? Sì, non è mai facile fuori casa, quindi soprattutto una squadra come la loro, appunto giovane, che non ha magari grossa esperienza, fuori casa trova anche probabilmente più difficoltà. Scusa, ma no, giocato in casa l'Argentina. Ah, giocato in casa, scusa. Ho sbagliato io. Ha perso in casa 0-1, esatto, col Classe. C'è un rigore che adesso è stato un po' da parte del presidente, che addirittura poi sembra sia stato espulso a fine partita, sia stato sanzionato, allontanato dall'arbitro e così via. E sembra che abbia voglia gli arbitri da lontano. No, abbia detto, ma non tanto il fallo da rigore c'era. Era l'inizio dell'azione che sembrava potesse esserci un fuorigioco, quindi l'azione è partita
con una situazione, diciamo così, di fuorigioco. Però c'è anche da dire che non è facile arbitrare, non è facile, perché tutte le squadre allenate, anche nei dilettanti, hanno una grande capacità di addestramento sulla linea difensiva, che cercano proprio di utilizzare l'arma del fuorigioco per tenere le squadre alte e così via. Quindi bisogna, Maurizio, anche avere forse, pazienza. Forse anche un po' troppo. Adesso leggo sulla Gazzetta, ecco Leonardo, che ad esempio... Molti episodi a sfavore quest'anno, di questo caso, rigori dubbi, eccetera, che li hanno un po' penalizzati magari anche fino a qua. Questo visto qualche Quello video. Li ha penalizzati, potevano andare sicuramente meglio. Mm-hmm. Ecco, appunto, volevo dire, da un punto di vista tecnico, sta cercando molte soluzioni la FIFA per fare questi mondiali a 48 squadre, 64 squadre, insomma, quello che è, con delle soluzioni per non più spettacolari, però anche questo fuorigioco estremo poi un po' danneggia la spettacolarità. Ma so, io ti dico la verità, la penso completamente in modo contrario. Beh, guarda, siamo qui per confrontarci. Ti spiego anche il perché noi abbiamo provato a fare un torneo senza fuorigioco, dove il fuorigioco partiva dal limite dell'area avversaria, quindi sì. L'area avversaria è una cosa che non ha nulla a che fare col calcio, perché tieni una gioco. Punta, hai le squadre che sono lunghe 100 metri, non c'è gioco, modifica completamente, stravolge il gioco assolutamente, mentre invece il regolamento che applica appunto il fuorigioco ti dà una possibilità di sviluppare anche tatticamente delle cose che manifestano positività nel calcio. È evidente che noi guardiamo i centimetri, quindi non è facile per un guardaline riuscire a stabilire partenza della palla e linea del giocatore. Però la sfortuna dei dilettanti qual è? E fino alla prima categoria l'abbiamo detto, che non puoi assolutamente applicare questo utilizzo tattico. Poi si voleva estendere anche alla promozione, togliere la terna. Assurdo, io invece in dico estate, che dato che il regolamento del calcio, da partire da quando si gioca in 11, c'è il fuorigioco, io sarei per ripartire dalle scuole, cioè già dalle scuole i bambini che invece non vogliono fare calcio, vogliono fare gli arbitri, i guardalini, e così cominciare, Maurizio, a sviluppare lì. Siamo un po' lunghi, dobbiamo andare in pubblicità, fai vedere, ho visto che hai per le mani un foglio, dopo parleremo di Santa Maria Codi Fiume, è il tabellino vero di ieri. Maurizio Bergamini a fra poco con la promozione, noi diamo la linea a pubblicità, ci rivediamo fra poco con Professione Dilettante. Ben ritrovati amici di Professione Dilettanti, qui in studio nel Fuori Onda si faceva una disamina sul calcio giovanile, quello che va insegnato, quello che non va insegnato, sulla situazione delle ferraresi, adesso lo condivideremo con voi, ma non prima di aver fatto un'esplosione di forza grazie alla rubrica CrossFit Fuori Porta. Prego dalla regia. Risultati di promozione Girone C con l'aiuto della grafica, vediamo cosa è successo domenica quindi. Per quanto riguarda le ferraresi, Basca, Gualdo Voghiera 1-1, Casumaro, Copparese 3-2, Rossoblu che vincono quindi il derby, Mesola, Anzola, Vino 1-2, sconfitta interna per i castellani che vivono un periodo decisamente negativo, Portuense, Sesti Molese 3-0 contro la Matricola, tutto da pronostico, tutto come pronostico per i rossoneri, Reno Centese, Sparta, Castel, Bolognese 1-1, rallenta un po' il passo dei bluazzurri, Santa Maria, Codi Fiume, Medicina, Fossatone 2-0, gran bel risultato per quanto riguarda gli argentani, che forse sono riusciti a dare una svolta al campionato. Vediamo come cambiano le cose in classifica col Sampa Imola, sempre primo, quota 51 punti, incalzato dalla Portuense, incalzato più o meno con 6 punti di svantaggio, a quota 46, il Reno Centese si ferma a 44, poi Casalecchio 42, Anzola Vino Copparese 41, Medicina Fossatone 40, Lavezzola 35, Vadese Sole Luna 33, Gualdo Voghiera 32, Santa Maria Codi Fiume 31, FC Sparta Castelbolognese 30, Basca 25, Sesti Molese 21, con 16 e 20, Mesola 18, Casumaro 16, chiude il Porretta a quota 14. Da dove vogliamo cominciare? Beh, direi dalla Santa Maria Codi Fiume, che ottiene questo gran bel risultato. Maurizio, sei andato a vedere la squadra di mister Rambaldi, che impressione ti ha fatto? No, io ho visto una bella partita. Naturalmente, quando si parla di calcio dilettanti e così, spesso si diceva, beh, ma c'è questa enfasi nel voler descrivere le gare. Non è vero, hanno fatto una bella gara, intensa, giocata da ambo le squadre con qualità. Naturalmente sulla carta il Medicina
aveva qualche potenzialità in più, perché ha dei giocatori importanti che scendono anche di categoria, come i Petrescu e così via. Però il Santa Benedetto di Fiume ha fatto quello che nel calcio spesso accade. Per vincere le partite ci vuole uno che pare e uno che segna. Il portiere è stato molto bravo, ha fatto 3-4 parate di istinto incredibili. Cordisco, che poi è l'ex Sant'Agostino. Molto bravo, è stato molto bravo, reattivo, ha indirizzato la partita nel modo giusto. Poi naturalmente lì davanti c'è un giocatore che a me piace moltissimo, che è Denis Carapici, che è molto bravo, rapido, esplosivo, non molla mai, e ha fatto un gol stupendo su un'uscita un po' avventata del portiere avversario. La palla è andata a finire quasi fuori dall'area sulla sinistra e lui è stato bravo di prima intenzione a mettere dentro questa palla a diciamo così, un pallonetto teso sul secondo palo. È stata un'esecuzione tecnica di grande spessore. Ma questo Codifiume, secondo te, merita la classifica che ha dopo che l'hai visto domenica? No, io penso che il Codifiume sia una squadra che dovrebbe stare in posizioni di classifica ben diverse, però sappiamo tutti, come si diceva in tempi non sospetti, che assenze concomitanti di giocatori importanti possono incidere sulla posizione di classifica. Infatti è mancato per lungo tempo Pitaluga, che mi ha detto essere un gran bel centrocampista. Domanda a bruciapelo: meglio Pitaluga o Colombani? Sono due ottimi giocatori tutti e due, che io li vorrei avere insieme nella squadra se potessi allenare. Luca, meglio Pitaluga o Colombani? Beh, chiaro, io non è che voglio essere per partito preso, però sicuramente meglio Colombani. Però è chiaro che anch'io... Che se era anch'io, qua Pitaluga, cosa rispondevo? Ce ne fossero dei giocatori bravi. Io ti dico che ieri Pitaluga ha fatto una grandissima partita. Addirittura ha fatto un gol dentro l'area, in un affollamento dell'area su un'azione manovrata, si è trovato appena dentro l'area sulla sinistra in mezzo a diversi difensori avversari. Lui, che ha, pur essendo alto, ha un'ottima rapidità di gambe, quindi ha una buona tecnica e rapidità di gambe, è riuscito a spostarsi con due o tre tocchi rapidi la palla e poi gli ha dato un proiettile in diagonale che il portiere non l'ha neanche vista. Leonardo, quindi, può essere considerato il tuo erede Pitaluga? No, io lo conosco, il mio amico, ho giocato anche assieme, quindi per me è un bravissimo giocatore, oltre che un bravo ragazzo, quindi... Ma siete proprio identici come tipo di gioco? Siamo molto, molto simili, vero? Difatti insieme abbiamo giocato un anno e non potevamo giocare insieme, coesistere, perché o giocava mezzala uno o l'altro, ma nessuno dei due però era mezzala. Lui è un po' più giovane, il tuo erede? C'ha due anni in meno, sì, due o tre anni in meno, quindi... Il tuo erede coetaneo, siamo, più o meno. Sì, siamo alla pari. Secondo siamo me 90. 90, 90. Secondo me, Leo, possono coesistere. Se li prenderesti bravi a Castelbaldo Masi? Ma sicuramente sì, secondo quelli me bravi, bravi. Quelli bravi possono giocare insieme. Alla grande. Bravi. A proposito quelli di quelli bravi, no. In alto c'è anche il Reno Centese che ha pareggiato contro il Castel Bolognese. Maurizio, cosa ne pensi di questo Reno Centese che non era partito benissimo, ma adesso sta di coglia? No, io il Reno Centese l'ho visto due volte all'Opera quest'anno, è un mix di giovani e di giocatori esperti pieni per la categoria, stanno facendo molto bene. Secondo me forse hanno sbagliato qualche partita perché hanno avuto anche loro delle assenze importanti, però stanno facendo molto bene. Tipo domenica, perché erano con la superiorità numerica, hanno dovuto rimediare con Pignati, però se anche quando fai una prova opaca raccogli un punto va bene, no? No, ma loro stanno facendo un campionato non al di sopra delle aspettative, per qualcuno è al di sopra delle aspettative, ma per la squadra, per i giocatori, come si stanno esprimendo sul campo, e per l'allenatore, che è molto bravo, a mio parere, è un allenatore molto bravo e preparato. La squadra per me sta facendo molto bene e finirà nelle prime 3-4 posizioni sicuramente. Luca, la Portuense sta facendo molto bene, in svantaggio, poi ha vinto in rimonta 2-1 contro il Sesto Imolese. Non era un'era di Dio la matricola, va detto. No, ha vinto 3-0. 3-0, scusa. Primo vinto 3-0, sì, ha vinto 3-0. Chiaro che sono rientrato un giocatore. Aiuto, è rientrato un giocatore importante come il Moassi, e poi soprattutto Trombetta, un attaccante di valore, Gennari, giocatori esperti, quindi sicuramente si stanno ricompattando. E quindi io penso che al di là dell'incidente di percorso che ci sia stato la settimana scorsa con le squalifiche, con quella partita alla Vezzola che ha un po' portato alla giornata di squalifiche, io penso che questo risultato pieno
dia una grandissima credibilità alla squadra, al gruppo, proprio per stare nelle primissime posizioni per giocarsi il campionato, perché vediamo che questa Sampa Imola continua a vincere. Aveva avuto a inizio anno qualche... Luca, però è vero che con l'arrivo di Elmo Muazzi è cambiato anche il ruolo di marcia della Portuense. È chiaro, un giocatore che è un giocatore istintivo, un giocatore che ha delle grandissime capacità sia atletiche, fisiche che tecniche, e di conseguenza in questi campionati, come diceva il mister prima, attacca molto la profondità, tecnica, fa molto bene. Ha fatto gol anche Gennari. Gennaro è un giocatore esperto, un giocatore che viene da campionati di importanti, insomma. Stiamo parlando di Brunelli, Gennari, Macchia, importante. Cioè, ragazzi, mancava Braiati, tra l'altro mancava perché Braiati. È stata super la stangata in settimana del direttore, preso del giudice sportivo, un paio di giornate Braiati, il portiere Catozzo e gli altri due non me le ricordo, adesso bisogna vedere, sì, siamo ricorso in atto. C'è un ricorso in atto, con la Vezzola è successo un po' un pandemonio. Anche sì, ma se la giocano fino alla fine, il Portuense è un organico. Anche secondo adesso me. Adesso con El Moazzi, con Abi e con Trombetta. Anche secondo me, vedo la Copparese un po', un po' più staccata. Dimmi un po' cosa ne pensi di questa Copparese che forse... Ma il risultato di ieri un po' la penalizza, perché è una partita delicata, importante per una squadra che ha delle aspettative, che vuole stare lì in alto, non può sbagliare questo tipo di gare, questo tipo di partite. Dopo c'è anche da dire che il Casumaro ha bisogno di punti come un gatto di sarda, di conseguenza ha perso. Casumaro sta facendo bene. Casumaro ha anche una partita da recuperare. E poi sta facendo bene. È una partita da recuperare. Hanno aggiustato il tiro in corsa, Maurizio. No, ma il Casumaro... Che invece non mi sta... No, aspetta, lascia finire il mister il Casumaro è in rimonta. Quindi in rimonta sia sul piano tecnico, fisico e psicologico, perché si dava già per spacciato. È vero. Per cui sta facendo una rimonta incredibile, si è agganciata al carro dei potenziali play-out, e quindi chi invece secondo me è in difficoltà è il Mesola, purtroppo. Il Mesola è una squadra che gli manca qualcosa, sta provando Pregnolato a sistemare un po' la situazione, però è in difficoltà, e in questa fase qui, quando cominci già ad arrivare nel periodo caldo del campo, adesso cominciano le partite dove non lo puoi più sbagliare, cioè non hai più possibilità di rimontare, 9-10 partite al termine adesso i punti pesano, adesso le partite, è una finale ogni partita, per cui io vedo bene il Casumaro, perché ecco, gol doppietta di Manfredini. Vabbè, ma Manfredini, poi insomma ha dei giocatori, perché lì adesso Caniglia, mi pare, hanno preso Caniglia, poi c'è dietro Benini forte, che è ritornato dai problemi. Perelli che ha fatto gol domenica. No, è una squadra questa qui, Zingaro, cioè si sono sistemati un po', c'è Zingaro mi pare. Zingaro, esatto, sì, Zingaro, quindi Caniglia, si sono sistemati, tutti giusti, mister. Hanno le motivazioni giuste, sembravano, quando una squadra sembra spacciata e comincia ad annusare la possibilità di raggiungere un obiettivo insperato, tira fuori tutte le energie possibili, si compatte. Però, il gruppo. Ha detto Leonardo, si sono rinforzati. Qualche innesto andava fatto, aggiustato il tiro, se no forse parleremo più o meno della stessa cosa di prima delle festività natalizie. Chi invece non mi sta piacendo è... So che il Gualdo immaginavo Quarella, non so perché hai preso fatica di mira l'amico Quarella del Gualdo. Vedo che no, perché mi aspettavo, avevo detto inizio stagione che era una squadra che sicuramente... Ma è colpa tua che non mi risponde più al telefono, lo saluto, ma ciao Graziano. Sicuramente è una squadra che secondo me poteva stare fra le prime cinque, quindi spero ancora che ce la possa fare, però deve iniziare a fare. Non è che punti. Vuoi prendere il posto di Ferrari una partita? No, assolutamente, non vengo a fare niente nel calcio ferrarese, io sto bene qua per adesso, nella mia poltrona, non vengo a fare niente. A parte il fatto che so che qualcuno sta provando a convincerti a tornare niente a giocare, è vera questa cosa. E poi qualcuno mi vuole tesserare perché vado a giocare, capito? Hai già capito bene, ti è arrivata la notizia che mi vogliono tesserare di che sta provando a convincerti, come proveranno? Ho detto che mi sono preso un anno sabbatico, che fino a giugno non gioco, però il prossimo anno chi può dirlo? Non si può sapere quello ma che faccio. Ma in quale squadra si chiedono? Ma non dico niente perché adesso finisco la stagione d'allenatore. È un 76. 75 è un ragazzino, 75 ancora. Gerlinzone, può succedere di tutto ancora a 54 Gerlinzone anni. Dogatese, è un grande. No, però non mi fa finire, mister. Scusa Luca, stavo pure dicendo che mi aspettavo, poi magari mister mi puoi dare una mano perché conosci di più di me sicuramente la realtà Gualdo Voghiera.
qualche punto in più. Mi aspettavo che questa squadra stesse dentro alle prime cinque, perché secondo me è un'ottima squadra. Ecco, questa è la considerazione. Questa è la considerazione che volevo fare. Anche Guerzoni, che bravo, eh. Cioè, loro hanno anche Gliardì, che ieri pare abbia fatto una volata, certo, sulla fascia. Ma loro hanno un organico, hanno preso addirittura adesso Vanzini. Sì, Vanzini, certo, è un 99. Lo conosco, ecco, è un ragazzino Vanzini, di cui si parla molto bene. Però. Sì, Vanzini è un bel passo, è un giocatore anche lui che ha fatto gol l'altra domenica. Certo, fuori casa a Casalecchio, mi pare, hanno fatto l'1-1 e gli ha fatto gol lui. È un ragazzino che hanno preso adesso nel mercato di gennaio. Mi pare dalla 10 Martiri. Però voglio dire, condivido il ragionamento che ha fatto Albieri prima, che ci si aspettava qualcosa di più, però siamo sempre lì, bisogna essere dentro le situazioni per capire le aspettative non acquisite. Parole sante. Maurizio, ci dobbiamo fermare un attimo, andiamo in pubblicità e di nuovo qui tra poco a Professione Dilettanti. Ben ritrovati amici di Professione Dilettanti, allora lascio la scena al nostro Luca Albieri, che fa un omaggio ai nostri ospiti come ogni settimana. E come ogni settimana prego da regia anche l'immagine del nostro partner. Ne approfitto per fare il punto di situazione per quanto riguarda il campionato di pallavolo di Serie B, dove c'è la Crifi Caffè Quattro Volley farà il secondo posto, reduce domenica dalla vittoria per 3-1 in casa contro Isola della Scala Verona. Parliamo sempre di pallavolo. La Sama invece ha fatto un mezzo passo falso perdendo fuori casa contro Mirandola, terza in classifica, per 3-0. Comunque i portuensi gialloblu sono lì fra le prime, stanno facendo un campionato comunque al di sopra delle righe. Vediamo invece, torniamo a parlare di calcio. Ecco cosa è successo in prima categoria con l'aiuto della grafica. Prego dalla regia, risultati e classifica. E allora abbiamo il Goro Colberra che vince 3-0 fuori casa, Bentivoglio Bevilacquese 0-0, Funo Consandolo 0-2, Galeasta Massese Caselle 1-1, Nuovo Aurora Reno 2-1, colpaccio della squadra di Scortichino che batte la capolista, incredibile a Scortichino. Codigorese San Carlo 2-2, Gallo 12 Morelli vince 2-0 il derby. La squadra granata in classifica, Reno lo vedete sempre in testa, non cambia molto, davanti alla Molinella, Galeazza, Bentivoglio, Massese Caselle, il Gallo è la prima delle nostre che insegue sempre la zona playoff. Poi Berra, San Carlo, Codigorese, 12 Morelli, Bevilacquese, Consandolo, Funo, Nuovo Aurora e Goro, il centesimo invece è stromessa dal campionato molto molto tempo fa. Prima di tornare a parlare di calcio però manderei un video che riguarda la ginnastica artistica, perché febbraio è il mese della ginnastica con i regionali prima, poi la Serie A a fine mese a partire dal 25 di febbraio. Vai col primo contributo video. Parliamo con Andrea Bellini, ginnasta che ha smesso l'attività agonistica, adesso si diletta a portare fuori dalle mura della Palagym la sua arte, spopolano sul web le sue foto in pose davvero originali, nate qui in palestra. Come ti è venuta l'idea? Sì, esatto, ho iniziato dopo che ho smesso di fare le gare di ginnastica, quindi qualche anno fa. Ho portato la ginnastica, che è anche una delle mie più grandi passioni, al di fuori degli schemi, e ho cercato di portare qualche figura ginnica all'interno delle mura e all'esterno di Ferrara, proprio per rappresentare questa grande passione, come ripeto, trasformata in un'arte come Ferrara. Andiamo a descrivere un po' degli esercizi che nascono proprio qui in palestra. Partiamo dal più famoso, quello che anche i meno esperti provano a rifare con successi alterni. Parliamo della bandiera che hai fatto alla spalliera. Come, in quale altre circostanze si può usare? Esatto, la bandiera è un movimento abbastanza difficile, quindi insomma non provateci anche a casa, lo dovete provare con una sicurezza magari in una palestra. E ho portato questo movimento un po' al di fuori in città per riuscire a fare qualche esercizio, come magari stendere i panni attaccati ai piedi, provare ad arrampicarmi su dei pali per riuscire a fare qualche movimento e ad essere un po' più visto all'interno della ginnastica. Sei riuscito anche a stare in equilibrio sulle mura del fossato del castello, anche quel movimento, anche quell'esercizio è nato qui. Sì,
questi movimenti nascono appunto in palestra, anche perché c'è bisogno di una possibilità per poter migliorarsi sempre, e quindi in palestra riesco a creare diversi esercizi e poi portarli fuori per essere in tutta sicurezza, anche perché molti movimenti sono abbastanza rischiosi, quindi consiglio sempre di non provarli. Questo è un mio rischio, però nella ginnastica si corre anche questo. Le parallele sono comode in palestra, ma dove si possono ritrovare delle parallele naturali con cui esibirsi? Al di fuori, alla fine ci sono diversi parchetti dove mi piace allenarmi allo stesso tempo e anche esibirmi. Le cose più belle secondo me sono da fare dove ci sono dei monumenti in giro per Ferrara, come il Castello Estense o il Palazzo Diamanti. Altra cosa, c'è un modo tutto originale che solo un ginnasta può mettere in pratica: leggere il giornale a testa in giù. È un vecchio esercizio, no Andrea, di qualche tempo fa, come ti è venuto? Questa sì, è una delle mie specialità, anche perché nella ginnastica si sta sempre a testa in giù, e quindi provare a fare qualcosa di strano come leggere il giornale a testa in giù sicuramente è una cosa abbastanza particolare. Sei riuscito a fare tanto soprattutto con le foto, con le immagini, con dei fermo immagine. Quanti like hai ricevuto? Quanto successo hai ottenuto? Alla fine io lo faccio perché è una mia passione, non lo faccio sicuramente per i like, per i mi piace. Cerco di portare questo, come ripeto, questa ginnastica al di fuori degli schemi, proprio perché è una passione che coltivo da anni, e adesso mi piacerebbe appunto continuare e portarla a Ferrara. Svegliamo anche un segreto: non ti segue nessuno, quasi tutti gli scatti che appaiono sulla tua pagina Facebook te li fai da solo. Proprio così, alla fine con un semplice cellulare messo in una situazione abbastanza in equilibrio riesco a fare una foto, ahimè, molto difficile. Come segretario. Eccoci di nuovo in studio, vediamo anche, ascoltiamo anche invece uno dei ragazzi che sarà protagonista proprio con la Serie A che inizierà a Torino, Serie A di ginnastica artistica maschile a Torino dal 25 di febbraio, Nico Olivieri, intervistato per voi. Nico, allora tanta tensione nella settimana che precede il primo dei grandi appuntamenti che sono in programma in questa stagione. Partiamo dai regionali, come ti senti? Ho visto sull'attrezzo che ti stai impegnando moltissimo e che stai cercando di raggiungere il meglio e di arrivare più in forma che puoi. Sì, è un lavoro lungo, impegnativo, che ha richiesto molto tempo. Ci sto mettendo tutto me stesso, e i regionali appunto sono una gara imminente che non prendiamo con serietà, la prendiamo come prova gara, e comunque è un sacrificio fare questo sport, è un grosso lavoro. Ecco, un sacrificio, un grosso lavoro che a te ha ripagato comunque l'anno scorso con il titolo di campione nazionale di specialità. Con queste premesse ti senti favorito anche regionali? Una parola grossa, una parola forte. Beh, insomma, il titolo che ho ottenuto l'anno scorso con i campionati nazionali di specialità appunto a parallele, diciamo che non mi fa sentire particolarmente più forte degli altri, ma mi sento allo stesso livello. Comunque sto lavorando come ho sempre lavorato e punto sempre ad arrivare sempre più in alto, e non mi sento favorito rispetto agli altri. Questi regionali, partiamo dai regionali della prossima settimana, come si presentano? Quali difficoltà o insidie possono nascondere, tu che comunque dovresti non avere rivali in regione? I regionali sono delle gare comunque molto, molto semplici, nel senso che non hanno tanta competizione, e comunque è una gara e rimane gara. Le aspettative di questa gara non sono enormi, infatti non la prendiamo seriamente ma come un riscaldamento pre-gara, e non mi sento particolarmente in tensione per questa gara. Invece la tensione salirà per la settimana successiva, che inizia la Serie A, una Serie A2 che promette sempre di portare nella massima serie la PGF e poi sfugge sempre per un non nulla. Quest'anno invece come ti senti, come vedi la squadra? Gli anni precedenti è sempre stato un rincorrere questo obiettivo del superamento della Serie A2 per arrivare in Serie A1. Sicuramente quest'anno, un altro anno di Serie A, si cercherà di far sempre meglio e mettere a posto quei piccoli problemi che magari hanno causato questa imperfezione nel superare la Serie A. E quest'anno comunque con questa salita in Serie A mi sento abbastanza responsabile e un po' in tensione.
un po' in tensione, d'accordo, però la palestra ginnastica Ferrara per ora si è fatta rispettare, abbiamo detto che manca solo Acuto, ma molta gente che ci guarda a casa non sa quanto impegno e quanta dedizione serve per arrivare ai tuoi livelli, proviamo a spiegarlo un attimo. Beh, insomma, per la preparazione a queste gare che sono davvero importanti, la preparazione è molto lunga, inizia comunque all'età infantile, quando uno si è proprio piccoli, fino ad arrivare a questi livelli in cui ci si allena anche sei giorni a settimana, compreso il sabato appunto, in vista delle gare. E siamo qua tutti i giorni, 3 ore e mezza, e il carico di lavoro aumenta all'arrivo appunto delle gare, in cui si arriva a tre esercizi al giorno. Quindi tanto impegno, si spera per un futuro sempre migliore, il tuo futuro quale sarà? Beh, io cercherò sempre comunque di migliorare, cercare di arrivare sempre più in alto e cercare comunque di superare i miei limiti e evitare comunque di ricadere magari in infortuni che mi potrebbero lasciare in fermo anche dei mesi. Torniamo a parlare di calcio allora con il colpaccio della Nuova Aurora, Luca, che batte i tuoi amici del Reno di Sant'Alberto Goppietta di Pignatti. Non pensavo, un risultato molto molto importante in virtù anche del proseguo del campionato per la classifica, insomma, perché la Nuova Aurora è ancora impigliata nella zona play-out e quindi ha fatto un grande capolavoro, considerando anche il fatto che non ha giocato il Molinella, che era il turno di riposo del Molinella. Quindi una brutta battuta d'arresto e speriamo che il Molinella possa cercare di insediarsi bene nella posizione di primissimo livello. Per quanto riguarda, volevo fare un complimenti a Cevinini, perché il Consandolo è vero, ha vinto lo scontro diretto a Furno, l'abbiamo bacchettato, quindi diamo a Cesare quello che è di Cesare, vittoria secondo me di grandissima importanza, considerando anche il fatto, mister, che il Consandolo ha una gara da recuperare. Era quindi un scontro diretto, scontro diretto. Scontro diretto e doppietta di un grande. Vogliamo il Gaggio, dirlo. Gaggiani. E anche lui, ecco, sono di quei giocatori che sono dei simboli nel calcio dilettantistico. Che quando non ci saranno più, veramente. Tu te lo trovi, è un giocatore a che. A rimpiangerli. Una generosità, ragazzi, è un quarantenne ormai. È un quarantenne, sì. È un quarantenne, sì. È un giovane. Quarantenne, però con una grande passione per il calcio, giusto, bella, passione per il bella calcio, una grande figura, voglia di dare degli esempi, un giocatore che non molla mai e sono contento che abbia fatto la doppietta ieri, che consente così al Consandolo di ritrovare quell'energia e quella convinzione che gli possa permettere di poter stare in categoria. La migliore delle nostre però rimane il Gallo, che ha battuto il 12 Morelli. Questo Gallo lo vedi? Mister dice che il Gallo è forte. Io l'ho visto una volta e mi è piaciuto molto. Però insegue la zona playoff, non riesce, fa fatica a entrare in zona playoff. Beh, sai, molto probabilmente non hanno neanche l'atteggiamento mentale quest'anno per poter, cioè, stanno bene lì dove sono. Magari alternano prestazioni di grande spessore e poi calano un po' di tensione. E anche lì, se gli manca un giocatore importante, la rosa è quella che è. Però io li ho visti, giocano bene al calcio, una squadra che ha potenzialità. Complimenti a mister De Furia. Come no, allora, alla società stessa, che è il direttore sportivo, che è bravo. Gino Vaccari. Gino Vaccari conosce 3.000 giocatori. E gli altri 2.000 li conosci. Gli altri 2.000 li conosci. E il Berra anche ha fatto una grande vittoria. Il Berra è una bella squadra. Il Berra davanti a dei giocatori, insomma. Granata, Grassi. Grazie, in panchina. Candy. Cioè, abbiamo promesso a inizio puntata che parlavamo anche un po' di seconda categoria. Questo Sporting Emilia Poggese nel girone N con mister Labardi, ormai a prova di forza, una dopo l'altra. Ma insomma, adesso lì, sai, c'è anche il Trebo, che è una squadra che bisogna stare attenti, insomma. Se la stanno giocando loro, anche se in questo momento io penso che ha 5 punti di vantaggio. Vabbè, però sai, non devi mai mollare, perché una partita sono 3 punti, cioè voglio dire, non è che, e allora non devi mai mollare, devi stare sul pezzo, però stanno dimostrando di avere continuità, di avere messo insieme una squadra importante e la Bardi ha esperienza e sicuramente si è calato bene anche nella categoria e quindi io penso che e mi auguro che possano mantenere. È nato anche il Ponte Lagoscuro di mister Benini. Ponte Lagoscuro è una buona squadra, allenata anche da un amico esperto come Angelo Benini, un grande fantasista del calcio,
come allenatore, dà serenità e fa rendere sempre al meglio i propri giocatori. Girone O, Luca, questo Tresigallo che vince, ma la Comacchiese non molla e si tiene saldo il Comacchio. Non molla, però il Tresigallo ha una partita da recuperare, quindi c'è tutto in gioco, quindi sicuramente sarà vincente fino alla fine. E peccato che il Tresigallo nelle ultime settimane, a parte ieri che ha vinto 4-0, nelle ultime settimane abbia mangiato un pochettino tutto quello che si era costruito con tanta fatica nel girone di andata. Comunque, campionato apertissimo, lunghissimo, difficilissimo, con queste due squadre che se la contenderanno fino alla fine, perché vedo che dietro anche la Laghese insomma va a spizzichi e bocconi, forse, va a singhiozzo, non ha la convinzione di poter competere con queste due, anche se la Laghese è un'ottima squadra perché ha dei giocatori bravi, Cusinanti, Cavalieri, attenzione Mauro. Che dice Mister Berghese. Siamo arrivati in fondo, non c'è più tempo per la terza, altri niente, discorsi. Neanche solo la terza. Una battuta sul barco, abbiamo veramente, siamo in chiusura. Il barco sta facendo bene, perché gioca tuo figlio. Anche se ieri hanno perso, però stanno facendo molto bene. Come è sta? Un bel gruppo, giocano molto bene al calcio. Come sta facendo bene? Sono gli i fratelli Andreasi che sono 100, forti. È vero. 100.913 in testa alla girone A, siamo davvero in chiusura. Mi dispiace interrompere. Posso qui. Posso fare una cosa sola? Velocissimo. Vi ringrazio. Grazie per questo omaggio, perché io di solito utilizzo sempre a casa quindi, la Trifi Caffè. Torna a trovarci, professore Dilettanti, ti faremo altri omaggi. Termina qui la puntata, ringrazio Leonardo Colombani, centrocampista, superstar del Castelbaldo Masi, il primo in classifica nel Veneto con di Luca Albieri, Maurizio Bergamini, allenatore opinionista, il nostro immancabile Luca Albieri. Ci vediamo fra una settimana, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di programma.